Certamente 5 minuti prima di andare per un'assemblea sulla Gori, insomma, devo necessariamente spenderli, perché altrimenti il professore Di Benedetto, insomma, credo che alcune risposte devono essere date, insomma. Noi ci troviamo a vivere sicuramente in una situazione di difficoltà massima, ma certamente la Cina non mi sembra questo grande paese che può insegnarci che cos'è l'inquinamento, fare una lotta contro l'inquinamento, visto quello che succedeva a Pechino, insomma, quando ci sono state le Olimpiadi, l'inquinamento da smog a Pechino, insomma, era stratosferico, per cui francamente non mi sembra, cioè non è accettabile, insomma, lo dico con molta franchezza, che i cinesi ci possano dare lezioni sull'inquinamento. Posso fare solo una domanda? C'è mai stato in Cina? Ma io non ho mai interrotto la sua dotta conversazione, non vedo perché lei deve interrompere la mia, mi scusi. Quindi voglio dire, dai cinesi, vabbè, d'accordo. Va bene, d'accordo. Che l'inquinamento del fiume Sarno o di alcune zone della provincia di Salerno o della Campania siano cosa acclamata, beh, insomma, purtroppo è la verità, insomma, c'è poco da dire, c'è poco da commentare su certi dati che sono confermati da tanti altri studi, insomma, non certamente soltanto dagli studi del professore Di Benedetto, ci sono anche altri studi che confermano questo triste dato. Questo per dire cosa? Che c'è bisogno innanzitutto del disinquinamento del fiume Sarno. Essere informato prima, perché spesso non si è informato, è questo quello che abbiamo sentito fino a poco fa, è questo quello che stiamo seguendo da un po' di tempo, è spesso proprio quello che dovrebbe essere informato. Se non mi dispiace, io voglio finire un attimo con qualche considerazione, dopodiché insomma... Ma solo perché non ha sentito quello che ha detto prima il professore. Facciamo parlare, se no diventa complicato. Beh, io ricordo comunque le immagini di Pechino e dello smog, cioè, insomma, io ricordo quello, poi indipendentemente da quello, se voi mi contestate, io insomma sto zitto e vado via, non c'è problema, insomma, si figuri, insomma, se voi mi contestate, io sto zitto e vado via. Se non volete che io parli, io democraticamente accetto quello che voi decidete, io me ne vado, non c'è problema, insomma. Cioè, non è che devo necessariamente parlare, vado via, non ci stanno problemi. Francamente. Se devo, io tra l'altro faccio il medico. Cioè, e quindi in prima persona per tanti anni, per tanti decenni della mia professione ho vissuto drammaticamente, come dire, gli effetti diretti dell'inquinamento. E io non voglio difendere assolutamente nulla e nessuno, perché ci sono delle gravi responsabilità della politica, ma non solo della politica. Cioè, io dico che su certi temi, su certi problemi, c'è una trasversalità che sicuramente parte dal mondo della politica quando non sposa certe responsabilità, ma che arriva anche trasversalmente a tante altre categorie. Il professore diceva anche dei pesticidi. Beh, i pesticidi, c'è tutta una legge che regolamenta l'uso dei pesticidi, però il più spesso, spesse volte, c'è una diseducazione totale sull'uso dei pesticidi stessi, d'accordo? Allora il problema è veramente a 360 gradi, cioè nel senso che la politica deve responsabilmente rispondere al disinquinamento di quelle aree che sono altamente inquinate,
Io non sono contro il progetto Sarno perché è un progetto faraonico dove si spendono tantissimi milioni di euro. Sono contro il progetto Sarno perché fondamentalmente non risolve il problema dell'inquinamento delle falde acquifere superficiali e profonde. Non lo risolve. Lo sto dicendo in tutti i convegni, ovunque mi ritrovo. Noi dobbiamo affrontare il problema dell'inquinamento con una cultura completamente diversa. E da questo punto di vista sicuramente sono d'accordo con tutto quanto è stato detto, sono profondamente d'accordo. E il punto di vista diverso non può essere l'ingegneria idraulica strutturale nel senso di tombare i fiumi, non è questo l'approccio, l'approccio è interculturale, cioè ai tavoli bisogna oggi che si siedano ingegneri ambientalisti, geologi e anche ingegneri strutturali, perché l'approccio deve essere sicuramente intermodale, come una rete quando si mettono insieme i neuroni per creare pensiero e poi azione. Cioè questo è l'approccio, semplicemente questo volevo dire, non volevo aggiungere altro su tutte le... Com'è? Ma io non sto contestando. Un altro tavolo di trattativa che prenderà degli altri anni. Come? Ma perché scusa? Scusi un attimo. Tanto per essere chiari. Non sono stato io certo a perdere gli ultimi 20-30 anni, tanto per essere chiaro. Io posso sposare le responsabilità da quando ho iniziato a fare politica, ma non certamente negli ultimi 30 anni. Le rispondo tranquillamente. E anche il grande progetto Sarno può essere portato a conclusione se si modificano alcune situazioni. La rete e i depuratori fognari devono funzionare, altrimenti non c'è sistema che possa tenere a bada l'inquinamento. Cioè se non c'è una rete fognaria seria allacciata ai depuratori, voi mi dovete spiegare come facciamo a depurare le acque. Spiegatemi come facciamo. Al momento la rete fognaria è presente in alcuni comuni, ma non è allacciata. Allora io dico semplicemente, i soldi del progetto Grande Sarno possono essere spesi in parte per allacciare la rete fognaria ai depuratori? O altrimenti, scusate, ma di che parliamo? Ma ci sono i residui dell'Arcalis per questo, perché dobbiamo spendere i soldi del fiume del Grande Sarno? Ma guardi che i residui dell'Arcalis sono gli stessi fondi di cui oggi parlano per fare il progetto Sarno. Ma guardi, io sono informato. Sa perché sono informato? Perché quelli sono sempre i 214 milioni di euro che sono la restante parte della ricostruzione più i milioni di euro del progetto Iucci. Adesso si sono aggiunti altri milioni di euro per il grande progetto SA, quindi non sono esclusivamente milioni di euro sul grande progetto SA, ma io le sto dicendo che il grande progetto SA ha una sua validità di essere se la rete fognata va conclusa e allacciata ai depuratori, altrimenti il grande progetto SA è un ulteriore fallimento. Grazie. Facciamo dopo le domande. Grazie.